Nonostante i problemi all'interno della coalizione, Angela Merkel resta ancora la donna più potente del mondo. Non è la sola. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, è sicuramente una delle personalità politiche più influenti al mondo. Ma è sufficiente? È un fatto. In un mondo in cui il gender gap si riduce in alcuni settori come l'educazione e la salute, l'ineguaglianza di genere persiste in politica. Secondo i dati delle Nazioni Unite, a giugno 2016, nel mondo, tra i parlamentari delle singole assemblee, solo il 22% erano donne. Per quanto riguarda invece i governi nazionali, a gennaio 2017 solo il 18% dei ministri erano donne e di norma si occupano di portafogli considerati secondari come ambiente, salute, educazione e famiglia. Contrariamente ai francesi, che in queste ore potrebbero scegliere la prima presidente del Parlamento donna, l'Italia ha più che sdoganato la cosa. Dopo Nil De Iotti e Irene Pivetti, presidenti della Camera rispettivamente negli anni 70 e 90, oggi Maria Elisabetta Alberti Casellati è presidente del Senato. Dal 1948, quando partì la prima legislatura, in Italia il numero delle donne in politica resta comunque limitato. Le quote rosa, introdotte dal Rosatellum nell'ultima legge elettorale, dividono politici e studiosi in Italia. In Europa, in particolare in Svezia, Islanda e Norvegia, le quote di genere sono state stabilite per legge, ma sono adottate nell'ambito delle regole di partito. Nel 2017 il Forum Economico Mondiale ha stimato che la disparità di genere sarà definitivamente superata in 217 anni.